Ski College Selletta nasce alla fine degli anni 90 e è una struttura didattica che si occupa dell'insegnamento dello sci e non solo, si occupa delle attività ludiche e sportive dove cerchiamo di abbinare il gusto e il divertimento a queste stupende attività che si possono svolgere all'aria aperta. Le nostre proposte non si limitano all'ora o alle ore di lezione, ma cerchiamo e vogliamo offrire una programmazione personalizzata. Utilizziamo specifici sussidi didattici come gli apparati Whisper, che sono apparati radio per la comunicazione interfonica fra allievo e maestro, in grado di ridurre e accelerare i tempi di apprendimento, di comunicazione e quindi di apprendimento, con un dialogo continuo, evitando le pause e utilizzando così anche quelli che sono considerati tempi morti normalmente, il periodo di risalita o le varie soste fra una discesa e l'altra. Molto utilizzo del video con specifici software di analisi in grado di approfondire quelle che sono le caratteristiche tecniche sulle quali andiamo a lavorare e molti vari giochi e esercizi supportati da attrezzi più o meno costruiti in proprio, tutti mirati ad un apprendimento dove la percezione motoria fa da padrone. Dov'è che operiamo? Ci potete trovare sull'Appennino, ma anche su tutto l'arco alpino. I nostri programmi si svolgono in più mezze giornate o più giorni consecutivi o anche non consecutivi e sono rivolti a tutte le caratteristiche e le tipologie di sciatori, dai più giovani a quelli più grandicelli, e dall'allenamento al perfezionamento ai primi sci, ai primi movimenti sugli sci. Quest'anno particolare attenzione è stata data al settore giovanile con l'organizzazione di due attività, un 3-day camp ed uno young camp, dove nel primo abbiamo offerto 3 giornate con il maestro di sci che si svolgevano dalla mattina apertura impianti fino alle ore 16 e nel secondo caso invece svolgevamo un weekend, un fine settimana con soggiorno in rifugio, presso il rifugio della Selletta. In questo caso abbiamo lavorato in Appennino Tosca Milano nella stazione dell'Abetone, dove i ragazzi in completa autonomia hanno vissuto i 2 giorni tecnici sulla neve e il pernottamento insieme al maestro di sci, dove la parte ludica ha sposato la parte tecnica dell'evento. Gli ski camp, che ormai sono il nostro fiore all'occhiello, fin dall'inizio dell'attività di Ski College ci accompagnano, quest'anno hanno trovato la loro espressione nello ski camp di apertura, nel Gran Gourmet di apertura che abbiamo tenuto a Campitello, dove il gusto della tavola ha accompagnato le nostre giornate sulla neve e il più fresco, il più recente, conclusosi pochi giorni fa, il Red and White 12ª edizione, dove è stato proposto un gioco ricco di esperienze e di sapore alla conoscenza del vino. Una delle novità di questa stagione è la presenza di Ski College SKS 2.0 all'interno del Tour delle Alpi. Scaricando l'app gratuita Tour delle Alpi troverete tutte le tappe dove potrete venire a testare materiali head della prossima stagione, della stagione futura, e se vorrete passare 2 ore e mezzo in compagnia di un nostro tecnico che vi aiuterà ad approfondire e gustare ed assaporare quelle che sono le caratteristiche individuali di ogni attrezzo. Quest'anno ci siamo divertiti a mettere un po' in difficoltà i nostri soci dello Ski College Selletta proponendogli una degustazione bendata. Inizialmente abbiamo illustrato loro le caratteristiche del vigneto Italia, le caratteristiche un po' pedoclimatiche dal nord a sud e poi in base a queste piccole nozioni gli abbiamo presentato dei calici di vino senza che sapessero la provenienza. Si sono molto accalorati, si sono impegnati e alla fine il risultato è stato molto molto soddisfacente e anche divertente. Loro si sono divertiti molto, io altrettanto. Quest'anno io ho portato 3 vini rossi, nello specifico per quanto riguardava il nord Italia era un Nebbiolo che si chiama Marghe dell'azienda da Milano con la vendemmia 2014. Per il centro Italia invece ho portato un Pinot Nero prodotto dal Podere Fortuna a San Piero Assieve, era un'annata 2015,
mentre per il sud Italia ho portato un Taurasi di Mastro Berardino, che è a Trepalda, provincia di Avellino, quindi in Irpinia, con la vendemmia 2013. La cosa che più mi ha colpito e che mi è piaciuta di questa degustazione è che il pubblico si è diviso unanimemente sui tre vini. Non c'è stato un vino che ha vinto, diciamo, sul gusto rispetto agli altri, e questo vuol dire che proprio per noi del settore è importante che ci siano più gusti e non l'omologazione del gusto. È stata un'esperienza che ha confermato che i vini sono tutti buoni da nord a sud. Abbiamo sviluppato un nuovo ufficio stampa con un particolare occhio di riguardo al mondo social. Potete infatti trovarci su Facebook, abbiamo una nostra pagina SKS 2.0 Ski College Selletta, dove oltre a notizie di ogni genere potete trovare anche i reportage fotografici dei vari camp che organizziamo. Il nostro sito è www.skicollegestelletta.it o .com, dove potrete trovare tutti i nostri eventi e programmi della stagione. Potete inoltre iscrivervi alla nostra newsletter che viene inviata periodicamente a tutti i nostri soci. E per l'estate SKS propone il Nordic Walking, una disciplina nata per il benessere psicofisico da effettuare in compagnia dei nostri trainer e adatta a persone di tutte le età. SKS ha collaborato recentemente con due associazioni, ATTO, Associazione Toscana Trapianto di Organi, e con l'Associazione dei Pazienti Cardiopatici per una riabilitazione post-operatoria.